Ciao ragazze, allora nuovo video, questo sarà il video sulla collezione quella nuova Esmara by Heidi Klum, di cui vi ho rotto altamente le scatole in quanto ve ne ho parlato in tantissimi video qui sul canale. Vi ricordo che vi ho portato anche con me nel primo vlogmas a vedere proprio un po' la collezione il primo giorno che è uscita. Sono stata davvero molto contenta, che comunque nel Lidl dove sono andata io c'era davvero tutto, ho trovato tantissime cose, anche l'esposizione era molto molto carina e quindi ho approfittato per acquistare già alcune cose. Questo però sarà un video haul, come avete letto dal titolo, in cui vi farò vedere anche tutti i vestiti indossati, tra cui questa camicetta qui che la adoro. Vi avevo già detto anche nel video che l'avrei acquistata. Naturalmente non mi dilungherò tantissimo sui prodotti usciti perché già sicuramente l'avrete visto negli altri video. Pensavo infatti di parlarvi per lo più della vestibilità, della stoffa, dei colori, delle mie impressioni eccetera. Infatti secondo me questa linea Esmara è stata da una parte un top, che nel senso che ho visto che tantissime ragazze erano molto molto entusiaste proprio di tutti i capi usciti, mentre altre, forse io sono più tra queste altre, non hanno apprezzato tantissimo, ma non perché i prodotti non fossero di qualità, ma semplicemente perché magari io sono la prima, forse l'avete visto anche negli altri video, che non tende tantissimo ad utilizzare vestiti con sbrilluccichini eccetera. Infatti questa è una collezione per lo più indirizzata alle feste, al periodo di Natale, quindi al cenone di Capodanno, ad essere più quasi sbrilluccicose e trendy. In primis tra i prodotti esposti ho visto il vestito con paillette. Il prezzo è di 19,99 euro. I vestiti con paillette secondo me possono essere divisi in due tipologie: quello tutto completamente nero paillettato e quello color nude. Sono due vestiti più lineari, cioè che proprio vanno a segnare bene la figura e sono davvero molto molto carini. La seconda tipologia di vestito con paillette rispetto ai due precedenti è molto più scivolato e praticamente non segna proprio al 100% la figura, e per questo anch'io sono stata super contenta di acquistarlo. E di questa tipologia di vestito ne abbiamo due nuance: il primo che ha paillette tra il blu, nero, grigio e bianco, mentre il secondo è semplicemente mixato tra paillette blu e nere. Come potete vedere io ho deciso di acquistare questo vestito qui e ho preso per me, che ho la taglia 44-46, la 42. Ci tengo a precisare che tutti questi vestiti sono un pochettino corti. Naturalmente il pack esterno è bellissimo. Il vestito in questione è questo. Ha una cerniera nella parte posteriore, quindi si chiude da dietro tranquillamente. E mi piace il fatto che, vedete, è proprio rivestito, ma c'è la fodera, quindi praticamente questa stoffa non va assolutamente a contatto con la pelle e il materiale è 100% poliestere. Abbiamo poi il giaccone. Il giaccone già dall'inizio non mi aveva entusiasmato al 100% e anche vedendoli in negozio non mi sono assolutamente piaciuti. Tuta intera. Le tute intere, come sapete, sono due e vengono 16,99. Abbiamo quella senza maniche e quella con le maniche. Ragazze, io volevo acquistare quella con le maniche, però avevo un problema con le taglie, in quanto la mia taglia, ossia la 42 o massimo la 44, non c'era. La seconda delusione sono state poi le sciarpe, che hanno un prezzo di 9,99 euro e come sapete sono disponibili in tre diverse fantasie. A me piaceva tantissimo la sciarpa, quella con i pois, però quando sono andata in negozio ho visto che non è, diciamo, che il tessuto, oltre ad avere i pois, aveva anche tipo delle striature brillantinate e sinceramente non mi è piaciuta tantissimo. Avrei preferito sinceramente se fosse stata tipo liscia, normale, grigia con i pois rosa. Le scarpe ragazze erano davvero molto molto carine. Se non avessi avuto il famoso problema ai piedi, che per chi è curiosa vi lascio il video qua sopra in cui vi spiego cosa ho ai piedi, sicuramente avrei preso quelle col tacco a spillo, tutte brillantinate. La seconda delusione è stata la pochette. Erano due, una brillantinata e una completamente nera, e hanno un prezzo di 12,99 euro. Hanno riproposto poi naturalmente i vestiti. Vi ricordate che vi dissi nel video che volevo acquistare il famoso vestito con pizzo? Ecco,
da me c'erano tutti i vestiti, quelli diciamo a maniche lunghe con le maniche un po' a sbuffo, ma del vestito con pizzo neanche un pezzo. Ecco, un'altra cosa molto carina secondo me sono i top. Prezzo 6,99 euro, però l'unica cosa che non mi piace di questo prodotto è che secondo me sono un pochettino corti, però soprattutto quelli in velluto, sono sincera, mi hanno attirato tantissimo. Camicetta, sono ritornate le nostre amate camicette, vi parlo infatti di quelle uscite già la volta scorsa che hanno un prezzo di 7,99 euro, che già vi ho mostrato indossate in un video. E io ho quella nera con il fiocchetto bianco, con cui mi trovo molto molto bene, che indosso anche ora tranquillamente e mi piace tantissimo. Ecco, ad esempio della camicetta io ho preso una taglia in meno rispetto alla mia, mentre se dovessi comprare il top di cui vi parlavo proprio poco fa, sicuramente acquisterei la mia taglia perché è molto molto attillato. Abbiamo poi i jeans super skinny, anche questi molto simili a quelli della scorsa volta, prezzo 14,99 euro. Un altro pezzo che secondo me è molto molto carino è la minigonna. La minigonna era disponibile in vellutino o con i brillantini, era abbastanza corta, io non le utilizzo tantissimo. E ultimo e non in ultimo vi faccio vedere che ho acquistato questa maglia qui, che è praticamente quella che viene 9,99 euro, e ho scelto il colore blu, anche se in realtà io ero andata sicura perché volevo prendermi il colore quello nude, ma purtroppo di quel colore non c'era la mia taglia. Io ho preso in questo caso una 44, ma devo dirvi che è un pochettino larghetta. L'unica cosa che posso segnalarvi di questa maglia è che davanti termina abbastanza corta, mentre dietro è un po' più lunga. Vi dico che il tessuto è 100% poi poliestere. Ah, ultima cosa, a sorpresa, quando sono andata poi da Lidl, sempre il 4, proprio il giorno in cui è uscita la collezione, ho ritrovato i cardigan, ve li ricordate, ve ne ho parlato nello scorso video haul. Sono quelli bellissimi, abbastanza lunghi, tutti sui colori del blu, marrone, cammello, sono davvero carinissimi, quindi se li trovate prendeteli assolutamente. Io quella volta presi quello a righe, che utilizzo tantissimo e che mi piace molto. Comunque ragazze, con questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi assolutamente sapere nei commenti cosa avete preso voi della collezione Smara Heidi Klum, se vi è piaciuta o non vi è piaciuta. A me è piaciuta per alcune cose, mentre per altre un pochettino mi ha deluso. Io vi mando un bacio grande e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!